Buonasera a tutti, oggi sono un po' sconvolta perché qui sembra il tornado, non so se sentite, sentite? Io ho il terrore veramente perché questa finestra qui è rotta e c'è un vento e questo qui, vedete il filo? Questo filo qui che serve per tirare su le tapparelle, cioè queste qui, è rotto, cioè ho paura che si rompa. E poi, guardate, ho messo il divano, scusate se è buio, adesso si accende, ve lo faccio vedere meglio. Aspettate, cavolo di luce, ecco, avevo acceso la sbagliata. Allora, sentite. Sentite il vento. Io ho il terrore, guardate, perché ho la finestra rotta. No, non mi prendete in giro, c'è poco da prendere in giro. Veramente. Dite, perché non la sistemi? Allora, appunto non ho soldi, secondo nessuno me la sistema. Io cerco di sistemarla, però vedete che di più non mi si chiude perché dovrebbe girare e non gira. Vedete, è torto, invece non deve stare perché è qui. E allora, cosa ho pensato? Ho pensato di mettere il divano in contrasto, però si apre lo stesso, vedete? Ho messo il divano in contrasto perché si apre, ma poi ma dice, ma hai paura di un vento? A parte ho un po' di terrore, è un vento terribile, ma non è quello, è che se si apre la finestra e poi si richiude, si spacca il vetro, capito? Quindi ho messo questo divano in contrasto e ho messo, si è già aperto, lo sa come devo stare? Devo stare per 2 o 3 ore qui a reggila così. Capito la situazione? Non mi prendete in giro, non c'è da prendere in giro, perché veramente trovassi il modo di sistemare la cosa. C'è una cosa poi non capisco, che cos'è questo cavolo di vento che c'è a Firenze? È un continuo, al di là che possa anche sistemarla un po' meglio, perché poi ora voglio vedere a tirare su qui se mi si rompe, perché lo sento mezzo rotto. E io potessi veramente imparare a fare questi lavorini, è un lavoro perché poi nessuno me li può fare, ma non c'hai, no, non c'ho nessuno che è disponibile a farmeli, un po' per fatica, alcuni per fatica. Adesso vi faccio vedere il vento, guardate gli alberi che si muovono e io vi farei sentire anche il vento, ma sento il terrore perché veramente no, io sento che puzzo di bruciato, ma che cavolo sta succedendo? Scusate, ma io sento puzzo di bruciato. Madonna, ma che cavolo sta succedendo? Scusate, ma oggi non è aria. Non voglio che abbia lasciato qualcosa. Andiamo a vedere. No, ok. Sentivo puzzo di bruciato. Non lo so, oggi mi sento. Non lo so, è mai capitato a voi qualcosa di negativo, come un qualcosa di minaccioso? Non so spiegarmi, come se dovesse succedere. A meno che sia la luce. La luce che fa. Boh, io non so, a me mi fa lei la luce che puzza. Boh. Boh, cortocircuito, mi sa. Insomma, oggi sono veramente terrorizzata, veramente. Ma guarda che non sono esagerata perché lo sa quante le volte mi si è rotto questo vetro, non è un vetro rinforzato, l'ho da pulire, sì, ma ora non ho voglia di pulirlo perché, guarda, io quando c'è questo tempo non ho voglia, cioè, sono veramente, si è anche ammuffito la zucca, poverina. Adesso però, prima di buttarla via, guarda, si è ammuffita, poverina, è da Halloween che ce l'ho. E lo sai che voglio fare? Voglio aprirla e vedere di conservare i semi e poi la voglio piantare, certo, mica ora. Seminare, non piantare, seminare, prendere semini e provare il che mi viene, ma tanto le zucche senza un campo non vengano, vengano i fiori, insomma, comunque proverò. Ora no, perché ora non ho certo tempo di seminare.
Però voglio fare prima di buttarla via che si sta ammuffendo, vedi? E poi piano piano, vabbè, niente eterno. E che vi volevi dire? I popoli dell'Amazzonia. Allora, se volete posso fare un video parlando dei popoli dell'Amazzonia, che si dice il mito di Rousseau del buon selvaggio. Volete faccia un video che parli così? Comunque nessuna persona è buona, non esiste. Abbiamo il peccato originale, scontiamo le pene, il vento del castigo di Dio. E se facciamo qualcosa che non va a nostro Signore, mi dite, ma se tua figlia fosse, sarei veramente preoccupata. Perché? Perché tutti i peccati poi li scontiamo in qualche modo, capito? Riguardo a quella cosa lì, se tua figlia fosse, vabbè, mi avete capito. Ora mi finisce il video e non posso. Vabbè, vi saluto. Ciao ciao.